Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie. Michele Placido, intervistato dal Corriere della Sera, ha svelato dettagli intimi della sua vita, tra amore per una donna più giovane e la sua lotta contro la depressione. Nato ad Ascoli Satriano in una famiglia numerosa, Placido ha raccontato di aver avuto una infanzia turbolenta e di aver tentato la carriera missionaria prima di diventare un noto attore italiano. Ha confessato di aver provato a baciare Ornella Muti e di aver vissuto momenti difficili con sua figlia. Con Federica Vincenti, sua seconda moglie, Placido ha una differenza di età di 38 anni. Ha descritto la loro relazione come una fusione e ha elogiato la complicità che li lega. La coppia condivide la passione per cinema e teatro e hanno un figlio insieme. Placido ha anche parlato del suo film su Pirandello, sottolineando come l'autore lo abbia profondamente influenzato, soprattutto per la sua lotta contro la depressione. Ha rivelato di aver affrontato la sua malattia attraverso terapie e confessioni con sua madre. L'attore ha anche raccontato di un episodio in cui è stato accusato ingiustamente di essere fascista da un regista durante una cena. Placido ha sottolineato la sua partecipazione a un comizio di Giorgia Meloni come atto di ascolto e comprensione, non di supporto politico. In conclusione, Michele Placido si è mostrato vulnerabile e sincero riguardo alle sfide personali affrontate, dimostrando la sua umanità.